Palermo, in porta, Sirigu, difesa, dicono a tre, vedremo. Scusa, da destra a sinistra, Muñoz, Goyan e Migliaccio. Centrocampo, Darmian, ex milanista, Bacinovic, il parente del nostro regista, Nocerino, Balzaretti, Pastore e Ilicic dietro l'unica punta, forse Piniglia. Il Milan invece gioca con Abbiati in porta, poi da destra a sinistra, Abate, Desta, Thiago Silva e Jankulowski, e poi Gattuso, Van Bommel, Flamini, Seedorf dietro le due punte, Pato e Cassano. Andiamo! Dai! Comincia a chiamare un'ambulanza fuori. Milan per di palla inizia a correre dietro, invece Rotella. Attenzione! Fuori gioco. Gol del Palermo, credevo che ci fosse fuori gioco, gol del Palermo. Sotto misura, solissimo, servito con un colpo di testa smarcante, il Palermo con Dorin Goyan, difensore centrale, va a bersaglio, 1-0 al decimo minuto. È stato bravo Migliaccio. Un errore madornale della difesa del Milan, completamente fermo. 1-0, sotto misura, Goyan a due passi dal portiere, Abbiati ha tutto il tempo per controllare il pallone e mettere dentro. Un minuto al termine, Balzaretti, ormai siamo arrivati al lumicino. Palermo, onore al merito ai siciliani, a qua, adesso siamo nel metacampo del Milan, 49 minuti, è finita, non ancora. È finita. Palermo batte Milan 1-0 al decimo del primo tempo. Goyan l'ha messa dentro e Milan non è riuscito a recuperare. Signori, prima sconfitta del Milan dopo prima sconfitta dell'anno. Eh sì, nel 2011 è vero, il Milan non aveva ancora perso, sconfitta per il Milan, e adesso you go. Certo, io credo quello che sia preoccupante, visto dall'ottica Milan, è la sensazione dei limiti di questa squadra, che imbastire, al di là delle assenze, ma anche quando c'erano tutti i giocatori, faticava moltissimo a costruire azioni offensive. Quindi di conseguenza è questo il problema del Milan. Il Milan ha attaccato per tutto il secondo tempo. In realtà tre conclusioni pericolose, parate ottimamente da Sirigu, ma troppo poco. La mole di lavoro fatta dal Milan in maniera molto generosa non si è concretizzata ancora una volta.